Allora, c'è stata una tua storia Instagram, la sto cercando di andare a recuperare, dove hai Sì, in pratica messo dove consigliavi, ah no, dove facevi vedere una giocata uno... di Eccola qua. cos'era 10.000 euro? No, 2019. 9.999. No, diciamo che 2019 è inguardabile questa giocata, dai. c'è stata una grossa polemica da parte di Guarda Andy Andy Nine che qua. c'è un grande studio dietro questa giocata. Come ti permetti a A dire che 1.19, cioè io ci sta che tu te la giochi per i fatti tuoi, ci sta, sono adesso soldi unico tuoi, ci competente sul mancherebbe, web. ma perché la devi far vedere che sei straseguito? Dai, l'immagine a 1.19 la giocata, cosa vuoi, un applauso a 1.19? Io gli applausi te li ho fatti, ti ho seguito quando pigli a 5, a 6, a 7, ma 1.19 mi fa ridere. Però, scusami, 1.19 è sempre una quota. Allora, io ti dico, tu dai, cioè è tutta una quota, però allora 1.19 devi fare 5 giocate di quel tipo per andare alla pari, ok? Perché se ne sbagli solo una su 5, tu sei sotto di 10.000. Per me è follia. No, nel caso Ciao ragazzi, forza 9.999. Palermo. 9.999. Per Bastava, per favore, esempio, un Napoli che inizia malissimo stop, quella gara, inizia malissimo quella gara. non so Bastava se è che peggio Vasquez questa o la cosa, avesse la storia di Calabria che dice che siamo scarsi. avuto un piede normale, te già. Allora, facciamo rispondere, per favore. Andy, era provocatoria quella storia, ovviamente. Cazzo, dai! Ma io ho visto anche che Ma la lei ha gente da provocato, è proprio... vera. Poi l'hai photoshoppata? Non No, so. la giocata è vera, ma perché ho la fortuna di potermi permettere anche di perdere quei soldi, però il discorso è che io non propongo quello alle persone. Io non sono nel tuo gruppo privato, non posso saperlo. Non ho Io un gruppo vedo nel tuo gruppo... privato. Ok, ho visto quella giocata lì, te non è che stavi scherzando così, ho detto, ma sto Sentiamo il qua... parere Cioè, di un io altro ti seguo tipster. a 1.19 faccia ridere, dai. Ma infatti doveva far ridere Andy. Doveva, Ci sta. diciamo che doveva fare insight anche, Cria, una roba che sapevi che comunque avrebbe portato poi dopo tanta gente a riprenderla, no? Era una risposta indiretta a tante persone, no? Che parlano del mio lavoro senza conoscere quello che faccio, quindi ho fatto quello che la gente si aspetta da me. Quello però, vedi, cioè io ad esempio, io personalmente non so quanti, però ho pensato veramente, sto qua è impazzito, veramente. Esattamente, Te Andy, ma lo sai lo dico. perché? Perché in Italia c'è questo vizietto del parlare senza conoscere, perché se tu mi avessi seguito 3 giorni prima o 3 giorni dopo quella storia, potevi vedere come mi comporto io, cosa pubblico, come Ma parlo, io, cosa è per quello dico. che mi ha fatto strano, perché io ti ho seguito spesso, poi io, vabbè, le mie giocate me le faccio di mio, non seguo nessuno, però così, tanto per, ho Non visto che screditi il tu lavoro degli proponi delle... altri, tanto per, aveva seguito perché le interessa. No, ma infatti, tanto per informarmi, per No, sentire ma anche esatto, ma le altre campagne, nel è quello che senso. dico sempre io, che negli ultimi anni si è sviluppato, cioè negli ultimi, anzi mesi, si è sviluppata troppo una concezione di Penguin come quello che è da battere, è un qualcuno da battere. Io non è che sono nessuno da battere, io mi faccio semplicemente i miei pronostici, condivido gratuitamente quelle che sono le mie idee, così come lo può fare qualsiasi altra persona. Informo le persone su quelle che sono dati, curiosità, statistiche che ogni giorno mi vado a studiare e condivido il mio pensiero. Cioè, non è che sono una persona speciale, una persona da battere. Quella storia l'altro giorno l'ho messa per un semplice Beh, un po' motivo. speciale lo è, dai. Allora, comunque, chiudiamola, vedete, si è chiarito e si è capito. Dai, andiamo un Aspetta, attimo. forse lo voleva ridire Cristian, No, giusto? semplicemente penso che sia stato palese che quella storia era puramente provocatoria. Cioè, chi mi segue un minimo lo sa, ma non serve Penguin per dare il Napoli a Ma io lo 1.19. sapevo, eh. Io lo sapevo che Ora era finita la tutti giocata. entrano. Però sai che È finta io secondo ricevo. lei? È No, no. photoshoppata? No, lo sapevo che era finta e che il Penguin non avrebbe mai giocato l'uno del Napoli, avrebbe giocato il contrario, quindi... No, Io no, no, no. lo sapevo benissimo. Quell'Enric, Lo sapevo benissimo. Ma sì, si vergogna, quell'Enric. io vi dico una cosa, Pinguino, si scherza. No, io voglio sottolineare che si scherza, va bene, almeno io non ho niente contro di te, Va bene, ok? ok. No, ma nessuno Anzi, mi ce l'ha, piace solo molto che... come comunichi sui social. Poi è chiaro che in questi anni sei diventato un po' un meme,
in generale. Ma sai, però, secondo me, qual è la cosa lì, raga? Che... come Erfaina alla fine. Ma perché purtroppo... No, non lo insulti, non lo insulti. Secondo me, secondo me, in generale, per esplodere su internet e diventare trend in qualcosa, anche per, non tanto per te stesso, ma la community tende a vedere una cosa sempre in maniera superficiale, ma anche perché non è che può sapere tutto di tutti. Quindi diciamo che il pinguino è quello che gioca con la quota 1,03, no? Il Punch è quello che fa la sbragata sulla droga, Manfredi è quello che... cioè si tende a, diciamo, semplificare le cose, poi dopo su... comunque, questa roba per, qua per ci si gioca. Comunque per l'appunto Andy9 aveva consigliato l'X2, quindi così X2 siamo tutti... perfetti. E tra l'altro è vero, no, l'ho detto. È tutto vero. La quota 5... che rischiare quelle cifre a 1,19. Punto. BMX2, allora, che allora, raga, ha giocato l'1. allora abbiamo da analizzare le partite di oggi, ma anche uno sguardo a quelle di domani. Innanzitutto Milan, ansia Teo Hernandez per la Champions, sembra abbia preso una botta in allenamento, per ora Sky ha detto che dovrebbe comunque provare a giocare, però in dubbio, ha preso una botta, non si sa di chi, io sospetto da CDK, però perché sarebbe il no, coronamento la di una stagione. La botta gliela ha data Calabria. Perché... Ecco. Calabria. Allora, probabile formazione, ammesso che ci sia Teo, quindi il grande Tatarusiano in porta, Kalulu, e Cho e Tomori in difesa, Salemaker, Tonali, Krunic, appunto Teo Hernandez, quindi ancora Calabria fuori, Brandy, Giroud e Leao. Occhio perché anche il Tottenham ha parecchi infortunati, il portiere, quindi gioca Forster, Romero, Dier e Lenglet, Emerson, Skip, Sar, Perisic, Kulusevski, Kane e Son. Comunque non gioca Porro. C'ha parecchi infortunati. Ma senza Porro è finita. Ma chi è che c'ha un'ambulanza Porro, dietro, raga? L'ultima riga parlava di Porro, Manfred. Ma chi è che c'ha un'ambulanza lì, raga? Io. Simuggio, un secondo, signor Mosconi, per favore. Sì, Porro è in panchina. Porro in panchina. È un po' di paura, però. Ma perché non gioca Porro, Harry? È in ballottaggio con Emerson. Sai, in ballottaggio. Comunque Manfred, anche Tomori non è sicuro che giochi, perché è appena rientrato. Sì. Mica. Però mi hanno detto che dovrebbe giocare. Ma te Hernandez è fuori 100%? No, non penso. Cos'è che dicono, Green? Dovrebbe stringere i denti e farcela. Anche perché non hanno alternative lì. Secondo me giocare con quel ruolo, con quel modo. A me ha detto Milanologo una cosa. No, per favore, lei è una brutta persona, prego, dica. Mi è arrivato ora il messaggio in Milanologo, mi ha detto c'è una storia dietro incredibile, questa botta di Teo Hernandez. No! Tra l'altro, a posto di botta è anche... perché ha fatto quelle... Non posso dire. Vabbè, ma allude a molte cose. Io dico solo che mi è arrivato il messaggio dall'enologo. No. Allora. Allora, da chi... raga, io vi dico subito la mia e poi lascio parlare a chi è più bravo di me. A fare Vediamo questo. Se stavolta dici che prendi la merda dagli inglesi. Ho visto che è il tuo Milan, fai il paraculo. No, passerà il Tottenham alla fine delle due partite. Ma oggi tutte e due con tante defezioni. E oggi è 0-0, 1-1. Ma vado più sullo 0-0. Però... il Tottenham viene da 4 pere con l'Leicester. Sì, ma ha vinto prima col City, un po' altalenante. Il Milan, il contrario. Poi lascio parlare chi è più bravo di me. Però per me è uno 0-0. Hanno entrambe dei portieri da incubo, cioè anche Foster, il secondo del Tottenham, è inguardabile, ne ha prese 4. Poi usciamo, due le poteva evitare completamente. Tatarusanu l'abbiamo già visto. Secondo me segnano entrambe tra 1,80 e 1,85 e Harry Kane che segna o fa assist tra 2,10 e 2,20. Conte è bello caldo, ritorno a San Siro, sono bellissime sensazioni, mi provoca forti emozioni, abbiamo fatto la storia insieme, caro il mio ragazzo, andiamoci a vedere le quote. Vi faccio vedere le quote, Milan è andato tra i 2,50 e 2,51, la X è data più o meno a 3,20 e il 2 tra i 2,98 e i 3. Dove?
Ma dove il mio 250? Si sono fumati. Andy, Harry. Perché secondo lei com'è? È troppo? Per il Milan, cioè favorito il Milan, ma dove? Che il Tottenham è più forte del Milan. Ma il Tottenham ha preso 4 pere, ragazzi. Guarda, chiedo a Christian. Christian, quando una squadra gioca fuori casa ed è data a più o meno a quanto quella in casa, vuol dire che non è proprio sfavorita. Diciamo che le quotazioni sono frutto anche delle assenze pesanti che ha il Tottenham a centrocampo, quindi quelle hanno un po' condizionato il mercato. Io penso tuttavia che per quello che è il roster del Tottenham, anche a livello di esperienza, ce ne sia molto di più. Cioè abbiamo già solo Harry Kane e Son, che sono gente che hanno devastanti, hanno già giocato le fasi finali della Champions League, quindi sono anche più abituati a questi tipi di gare. Poi è vero che il Tottenham ha perso 4-1 l'ultima con il Leicester, ma se andiamo a vedere in tutta la Premier League in trasferta al Tottenham, le uniche partite che ha perso in trasferta sono state contro il Manchester City, contro il Manchester United e contro l'Arsenal. Per il resto ha sempre fatto punti, ripeto, esclusa l'ultima debacle contro Leicester, dove a mio parere avevano già anche un po' la testa a questa sfida di Milano contro, contro la squadra di 4-1 quindi... ha perso Cri? Sì, con Leicester 4-1. Minchia, raga, però però veniva, non è un bel momento periodo, eh. Cioè, era, prima com'era però? Era messa male male? Perché io non lo seguo. No, prima ha battuto il City. Prima ha battuto il City. Tra l'altro, meglio perdere 4-1 con l'Est che prendere 5 dal Sassuolo. Ecco, vero, vero. Tra l'altro, Matti, prima hai messo le dichiarazioni di Conte che si diceva emozionato tornare a casa, ci credo. Su 9 scontri, su 9 precedenti con il Milan, Conte ha sempre vinto tranne una volta, quindi ha 8 vittorie e una sconfitta, non ha mai... Sì, trend super positivo per Conte. Due sconfitte. Ha visto Andy come studia? Altro che lei. Sa che sti dati, lei lo sapeva questa cosa di Conte? No, non la sapevo. La statistica, però devo dire... Conte, è ovvio che con le squadre che cambiano, adesso c'è una squadra, magari quando allenava la Juve ne aveva un'altra, quindi viene anche un po' dopata. Unica piccola faccio il pull in chat, ragazzi, votate cosa... Se non erro, le tue statistiche che riguardano... Ah, scusa un secondo... 50 abbonamenti, no, 25 per Gelso. Questa sera si vince, ragazzi. Grazie mille Gelso, spam di mecenate in chat, grazie mille, che balza al secondo posto, caro amico Manfred. Grazie mille Gelso. Gelso potrebbe a breve ricevere la carica di presidente del consiglio della nostra repubblica. È una bandiera. Torniamo sulle quote, per favore. Stavo chiedendo a Russ che cosa ne pensava. No, scusami, solo un appunto sulla statistica di Christian. Sono tutte in Serie A, giusto? Però sono tutte le partite che ha giocato Conte contro il Milan, quindi penso... È in Serie A, giusto, sì, perché poi di... lui, diciamo, tendenzialmente nei suoi numeri è stato un grandissimo allenatore nei campionati e un pessimo allenatore in Europa, quindi magari, chissà, la partita di oggi potrebbe cambiare questo trend, visto che non è in campionato. Votate, ragazzi, secondo voi come finisce 1x o 2? Sasha... Sentiamo tutti. Prego, sono andato a vedere il Milan in trasferta contro il Chelsea e i gironi, e secondo me la differenza tra il calcio inglese e il calcio italiano, cioè era un Milan che comunque all'epoca stava anche andando abbastanza bene in campionato, la differenza è netta, quindi io sono dell'idea che se oggi il Milan fa la prestazione della vita strappa un pareggio, però qui sì, sono azza, azza. Per me di base è un x2 per il Tottenham. Ma ci sta tutto. Manfred, io te l'ho mandata a te, cosa che ho fatto? Io ho fatto X primo tempo e due finale o due primo tempo e X finale? Mi sa due primo tempo e X finale. Mi gioco l'uno del Milan, allora. Uno del Milan? Uno del Milan. Che è vergognoso. No, io sono d'accordo con il Pinguino,
nel senso che col collega potrebbe col collega che potrebbe essere comunque una gara d'appareggio, perché il Milan potrebbe aver ritrovato un po' di entusiasmo dopo la vittoria col Torino, anche se non mi ha convinto molto, però visto che sono tornati anche Florenzi in allenamento, dico, e quindi magari un po' di vivacità, un po' di scossa, no? Anche Ibrahimovic e tutto, magari può fare un po' la differenza in questa sfida, che è la sfida più importante della stagione, e quindi magari c'è da tener conto anche, magari Milan può segnare, magari Giroud in queste partite si esalta, di solito è l'uomo dei... Ha già segnato 4 gol al Tottenham. Nei derby però, di Roma ha già segnato. Però sì, mi sembrava anche a me che il Tottenham avesse ritrovato un po' una quadra, soprattutto contro il Manchester City, però le 4 sberle con l'Leicester, diciamo che... Però attenzione anche alla reazione che il Tottenham può avere dopo averne presa appunto 4 con l'Leicester. Ragazzi, Ibra non è in lista base... Champions. Non è in base... lista. No, no, sì, esatto. Però di base c'è da dire una cosa, una squadra inglese sarà sempre superiore... secondo me a una italiana, soprattutto al Milan di questo periodo, e poi il Milan non ha una buona tradizione con le inglesi, ma per nulla proprio. L'ultima col Tottenham è quella di Gattuso. Ah, è quella lì? Che litiga con tutti. No, ma la cosa importante di quella partita è l'entrata a martello a due piedi di Flamini su giocatore, non mi ricordo chi è. Bellissimo. Cristian, ti chiedono se per caso c'hai un nome per le ammonizioni. No, io non mi piace giocare gli ammoniti. Va bene, sono più va bene. Tradizionalista. Allora, chi manca? Matt, da giornalista, ci dia un parere tecnico, per favore. Alzi un attimo il livello. No, vabbè, per carità, io non sono così disfattista, nel senso che, per carità, il Tottenham è una squadra difficile da affrontare, gli inglesi sono più forti, però secondo me... ce la si può giocare, perché comunque San Siro sarà un'arma in più, ci sarà il pienone, alla fine un po' di entusiasmo è stato ritrovato dopo la vittoria col Torino, quindi non partirei così negativo. Poi ci sono dei giocatori, secondo me, che si possono esaltare, e avete detto bene, Giroud è uno di questi, Leao potrebbe farsi trascinare magari dall'entusiasmo, quindi io credo che questa sera il Milan possa uscire indenne da questa partita, non so se può portarla a casa, però penso che un pareggio lo possa conquistare. Pareggino, dai. Anche io volevo dire 1-1, Manfred mi ha anticipato. No, allora io dico 0-0. Secondo me ci può stare l'1-1, esatto. Poi vai a Londra e ti giochi tutto là. Ma qua, ragazzi, adesso il gol non vale più doppio, giusto? No. Non vale più. 1-0 gol di Giroud. Non è così impossibile. Poi comunque bisogna vedere la formazione che metterà il signor Pioli, il dottor Pioli. Vabbè, l'abbiamo un po', guarda, te la faccio rivedere. No, ma dovrebbe essere quella, Dovrebbe essere quello che avete messo prima. Sì, Mister Giroud, confermata. Sì. Se vuoi fare risultato con questo Arsenal devi almeno segnare un gol, perché loro partono già 0-1. E sì, con questo Tottenham. Guardate Kane, Son, ma la difesa del Tottenham, ragazzi, non è sì, sì, ma ragazzi, ma dietro il Tottenham è imbarazzante, da centrocampo in giù imbarazzante, ragazzi, cioè Dyer è osceno come difensore. Non valutiamo le rose di Conte dai nomi. Tottenham quotato perché... 3. Ok. Anche da milanista un ventello. Non... dicono Conte non conta questa cosa. Non ho sentito. No, dicevano che il Tottenham date a 3 anche da milanista, mi metterei un ventello su quello. Sì, però non è tanto, cioè 3 fuori casa non sei sfavorito, cioè se è sfavorito fuori casa è 4,5-5, cioè il Milan favorito sarebbe 1,80. 2,40 in casa non sei mai favorito. Prima dicevi il frutto della, diciamo, di quanto giocano, perché secondo te la quota normale quale sarebbe? Diciamo come partita, secondo me, con i giocatori a disposizione per Conte, quindi i vari Højbjerg, Bentancur, tutti disponibili, come minimo invertite, quindi 3 e 2,50. Sì, siamo sempre lì alla fine. E per i bookmaker è una partita da X questa, poi giustamente può succedere che una vinca di un gol. Ci andiamo l'altra partita, Manfred. Abbiamo un'altra partita, una partita molto... una finale, diciamo, secondo me prima, perché Paris contro
Bayern. PSG, Bayern, due che a inizio anno partono sempre favorite. E a dire la verità, il Bayern non sembra nella sua annata migliore e il PSG pure. Però andiamo a vedere. Il PSG scende in campo con il bidone in porta. Poi Sergio Ramos, Mbappé in Marquinhos, panchina. Marquinhos e Danilo in difesa, Hakimi, Verratti, Fabian Ruiz e Nuno Mendes a centrocampo, Vitinha e Messi. Qui Mbappé e Anche Neymar. Ma Neymar. Mbappé Perché Mbappé in confermato panchina, queste scusate? clausole? Eh, raga, Non lo perché so. dicevano comunque che è convocato. Sì, è convocato, ma dovrebbe Era partire dalla panchina. mezzo C'è morto. pure Jed Garbi in Come panchina. c'è Jude Garbi? Sgarbi. Allora, nel Ah, Bayern Garabi. Monaco invece formazione più o meno speculare, Sommer in porta, Pavard, Upamecano e De Ligt in difesa, Cancelo, Kimmich, Goretzka e Davis, Sané, Musiala e il grande Choupo-Moting in Come attacco. fanno a non andare bene con una formazione così, raga? Oh. Mica Non c'è Yogurt Müller. in panchina ci sono Gnabry, Coman, Müller, Gravenberg. Comunque sono forti sia negli 11 che nella panchina. Non lo so, raga. Partita molto, molto tosta pure questa da vedere. Sentiamo Cristian, intanto vi preparo le quote. Ma io ho visto le quote, al di là di questa singola sfida oggi, ho visto le quote del passaggio del turno. Il PSG a 2,35 mi sembra una follia, perché uno, del Bayern Monaco non mi piace l'allenatore, Nagelsmann, non mi piacciono le sue idee e soprattutto come si esprime in Europa. Al di là di quello che ha fatto ai gironi, già l'anno scorso si è fatto buttare fuori dal Villarreal e avevi Lewandowski, quest'anno giochi con Choupo-Moting. Non lo so, io sono più a favore del PSG nonostante l'assenza. Il fatto che ci sia Mbappé in panchina mi dà anche più tranquillità. Se andiamo a vedere, il PSG ha perso solo una volta in casa negli ultimi non so quanti anni di Champions League. Proprio con il Bayern Monaco, tra l'altro, 0-1 finì quella sfida. Oh no, che cos'era? Bayern Monaco o Real, non mi ricordo. Vabbè, comunque, tutto questo per dire che l'1 lo troviamo a 2,50, tipo. L'1 è dato dai 2,75 ai 2,79, un po' di meno il 2, ma stiamo lì tra i 2,40 e i 2,45. La X tra i 3,65 e i 3,75. Per me oggi entrambe le partite, sia quella del Milan che questa del PSG, sono a quote inverse. Io avrei invertito le quote, quindi dico X2 al Tottenham e 1X al PSG. Azza! Io la vedo più come una partita, ragazzi, da gol, questa qua. E io non giocherei il gol qui, perché il gol lo troviamo a circa 1,40 e per quelli che sono i giocatori che scendono in campo, il gol te lo danno così perché immaginano sempre il Bayern con tutti i top, il Bayern senza Mané, il PSG senza Mbappé, cambiano gli equilibri in campo. Certo. Quindi a 1,40 secondo me non vale la pena rischiarlo. Piuttosto mi prenderei un multigol 2-4 totale partita a 1,55, che ti copre il 2-0, capito? Sì. Sentiamo, vai Andy. Io la vedo un po' diversa invece rispetto a Christian. Vedo il Attenzione. Bayern Monaco che sicuramente gli manca tanta gente, però attenzione, Mbappé è una perdita enorme, enorme per questo Paris Saint-Germain, anche a livello proprio Però di magari entra sicurezza, al di secondo spogliere. tempo. Anche di gioco, è il secondo tempo, però sono 45 minuti. Il Bayern non è il miglior Bayern della storia. Il Paris Saint-Germain ha spesso fatto passi falsi. X2, anzi, scusate, 2 col rimborso in caso di pareggio. Trovo giusto. Trovo due, Ma drone è bet. legale? Ma è legale questa cosa qua? 2 col rimborso in caso di pareggio? Sì, si chiama drone bet. Si chiama, cioè, non è il Però Totomiro, Cristian cioè. non l'ho visto convinto. No, a me non piace il Bayern oggi. Ah, ok, no, pensavo non ti piacesse il drone bet come giocata. Ma scusate, ma perché continuate a dire al Paris Saint-Germain senza Mbappé? Ma c'ha Messi? Può essere la prima volta che Messi quest'anno trascina sto maledetto Paris Saint-Germain? No, vabbè, a parte che ha già fatto 10 gol comunque, Henry, però Sì, è proprio il però modo di giocare che cambia no, se non c'è Mbappé. Mbappé, c'è Messi. Messi E adesso deve dimostrare. chi ti dà la profondità? Dimmi. Ci troveranno il modo, però perché l'Argentina chi te lo Troveranno il chiede? modo. Ma perché l'Argentina Cioè, chi te lo dava a non è profondità? solo Mbappé in quanto Mbappé, è proprio il suo modo di giocare che ti dà una profondità che in questa rosa del Paris Saint-Germain, secondo me, io non la vedo in altri giocatori.
Io vi dico che Vabbè, sì. se non ci fosse stato Verratti oggi non avrei dato un pronostico a favore del PSG, ma con Verratti a centrocampo l'italiano inventa come vuole. Inventa l'italiano, prego, prego, Sasha. Ma il Paris Saint-Germain non mi convince molto perché, non lo so, rendimenti troppo altalenanti. L'ultima l'ha persa, ma perché c'avevano tutti il virus, c'avevano tutti il cagotto contro il Monaco, che ha vinto 3-1, mi pare. E invece il Bayern viene comunque da due vittorie belle sonore. E quindi poi Messi non mi sembra nemmeno al 100%, ora che avevo guardato prima. E non lo so, per me anche questa da pareggio sicuramente un qualche gol, cioè il gol ci sta invece. Quindi lei la vede come me, lei la vede come me. Gol e X, sì, X video, vai. X2 più gol, io vedo anche questa con pareggio, per me sono due pareggi oggi, tutte e due chiuse le partite, no, non so, sono d'accordo con Christian che potrebbe non essere così scontata una partita dove si segna molto, Ma molto no, però insomma. Ragazzi, stasera si prendono a pallonate, ti giochi tutto, è gente che deve giocarsi Però tutto. 2x quota 11, io ve l'ho detto, secondo me oggi non si decide nulla. Matteo. Vediamo, vediamo. Ma io la penso come Andy, nel senso che mi convince di più il Bayern Monaco, mi sembra più solida come squadra, e anche perché il PSG siamo tutti gli anni qua a dire che dovrebbe vincere la Champions, poi in realtà si dimostra piuttosto impreparata da questo punto di vista, e poi mi fanno impazzire dei giocatori del Bayern tipo Cancelo, Kimmich, che secondo me lì in mezzo sono veramente dei fuoriclasse assoluti, li Beh, preferisco a quelli del PSG, quindi anti-8 il per centrocampo lui. del Bayern, ragazzi, mamma Per mia. me è illegale, però. Kimmich, Goretzka, E Cancelo Cancelo e Davies. ed è mamma mia, fortissimo. Io sono per Leeds 2. Comunque c'è una tendenza a mettere la difesa a 3 negli ultimi mesi, eh? Non so se l'avete no fino all'anno scorso non era, erano pochissime, era quasi una cosa brutta mettere la difesa a 3. Adesso c'è la tendenza di metterla, soprattutto No. nelle squadre che Ma vogliono perché? proporre gioco nell'idea. Non so se è cambiata la tendenza, però che cos'è questo? Un video del Bayer che era fatto per San Valentino, non ho capito che cazzata devo fare. È tipo un San Valentino con quello che giocava nella Juve. Come si chiama sto ragazzo qua? Coman, ex Juve, Coman. Con Coman. It's so good to see you on a special night. I just love spending Valentine's Day with you. I know the last 2 years haven't been easy, but È tipo un roleplay. Tu fai finta di Bah, essere a cena con loro. it's all about challenge. Mamma mia, che Just poveri love calciatori. Va bene. Allora, lasciami ricordare che comunque domani ci sono altre due partite che nel caso, sai, uno non è che gioca per forza oggi per oggi. Quando uno fa una schedina potrebbe anche decidere di aggiungere delle quote così per arrotondarla. C'è Dortmund-Chelsea, che poi la riguarderemo anche bene domani, dove le quote sono molto molto alla pari anche qui, con un Dortmund leggermente favorito. Posso dire che E sti, poi cioè, i bookmakers praticamente non si prendono mai un rischio, non la quotano. Christian, sono tutte, diciamo, il pareggio è sempre lì, perché eh? in realtà non sono semplici queste sfide, sono tutte molto equilibrate. Diciamo delle quattro che giocano questa settimana, per me la meno equilibrata è quella del Benfica che gioca contro il Bruges. Pur giocando fuori casa, per me Eccola, proprio la. la vediamo anche questa. È l'unica con una quota un po' più sbilanciata, un 2 a 1,83. Attenzione, il Brugge comunque è solidissimo dietro in difesa, l'ha già fatto vedere ai gironi. È un po' rischiosa. Io l'avrei messo un po' di più il Benfica. Non dico che il Benfica perde, però l'avrei messo un po' più alto, Però onestamente. le portoghesi sono fastidiosissime come squadre. È vero, È però guarda, vero, è comunque sono vero. ostiche. Porto, Chi si Benfica, aspettava di Sporting, noi il sono tutte Brugge squadre che arrivasse noiosissime. lì? Cioè, No, no, ma per carità. onestamente. È calato Poi però il Brugge, anche no, l'ultima c'è del da dire girone. questo. Sì, le ultime due del girone le aveva perse, se non 0 sbaglio. a 4 col Però era già Porto. qualificato, quindi Era magari già può darsi che avesse qualificato. anche smesso di giocare o comunque si fosse un po' C'è trattenuto. da dire che le quote comunque risentono che è la prima di Champions League dopo da quant'è? Da novembre che non si giocava. Quindi Eh sì. anche qua secondo me c'è un po' di
innalzamento di quote per questo. Quarto in Belgio scrivono, non lo so ragazzi, secondo voi Cris, se vuoi darci darci sia per me domani sia Bruges Benfica che Dortmund Chelsea possono essere due gol. Mi piace tanto il 2 del Benfica, potrebbe essere un 1-2, 1-3 magari, e mi piace anche il gol tra Dortmund e Chelsea con marcatore Haller per quanto riguarda il Borussia Dortmund, che con la Champions ha sempre avuto un rapporto ottimo, quindi è rientrato da quel brutto male che è riuscito a levarsi di mezzo, lasciarselo alle spalle, ha già segnato in campionato due partite fa. Bella storia quella di Haller, bella storia. Si sta scaldando, prego, ci dica lei come la vede invece. Sì. In realtà io devo fare lo studio stasera dopo la cena di San Valentino. Con chi va a cena questa sera a San Valentino? Dortmund lo vedo avvantaggiato anch'io, perché finora comunque mi sembra quasi sempre vinto in campionato, cioè sta andando bene. E quell'altro lì, Benfica pure. Tra Bruges e Benfica? Avvantaggiato, sì, anche se... Il Brug stava andando bene quando noi abbiamo preso Kinderino, si era messo a volare. Gli abbiamo tolto. Fatevi due domande, Andy. Lei come la vede? Quella del Brug per il momento dico un under 2,5, un 80 più o meno, e il Dortmund uno fisso, perché il Chelsea con le figurine di foot non si va da nessuna parte. Matteo e Andy, bravo. Ma io dico il 2 del Benfica e penso sia leggermente favorito il Chelsea, secondo me però in casa del Dortmund è sempre più complicato giocare. Quindi dico il 5. No dai, non facciamo queste figuracce sempre. Buonasera. Buonasera. Ma siccome Gandy non capisce un cazzo, diciamo, allora, Milan Tottenham 2 fisso, tipo 0-2, 0-3, così. E poi PSC Bayer. Come PSC? PSC Fiesta, è una che squadra. Fatelo parlare. PSC è di Napoli. Quindi, in categoria parziale X, finale 1, gol di Messi. Dai, tutti in contesto di Napoli. No, per favore. Allora, dobbiamo andare. Eri tutto bene? Sta bene? No, sì, tutto bene. Mi hanno chiamato e sono andato. L'ha chiamato Mike, Magic Mike.